Bene, proseguiamo con le news del mese e passiamo a un articolo molto interessante pubblicato nel mese di marzo. Ecco qui l'articolo pubblicato sulla rivista ACS Chemical Neuroscience, dal titolo Anti-inflammatory Potential of Terpenes Present in Cannabis Sativa L. Un articolo quindi sulle proprietà, le potenzialità antinfiammatorie dei terpeni della cannabis sativa. Anche in questo caso si tratta di una review, cioè una rivisitazione della letteratura che parla delle proprietà dei terpeni antinfiammatorie, ma anche antiossidanti. Brevemente, cosa sono i terpeni? Sono delle sostanze prodotte dai tricomi della cannabis sativa. Sono sostanze che vengono prodotte come meccanismo difensivo dalla pianta e sono responsabili del suo caratteristico odore. In questo articolo vengono sommarizzate, riassunte tutte le proprietà migliori di queste tipo di sostanze, andando a fare una rivisitazione degli articoli presenti in letteratura. Anche in questo caso, noi di Cannabiscienza ci siamo già occupati dei terpeni, ad esempio del beta-cariofillene o del mercene, e potete sempre trovare gli articoli relativi nella sezione pubblicazioni del sito cannabiscienza.it. Andiamo ancora avanti e passiamo ad un altro articolo molto interessante pubblicato sempre nel mese di marzo che riguarda l'utilizzo della cannabis sativa in, diciamo, condizione abbastanza particolare, ovvero la carenza di selenio. Ecco qui l'articolo pubblicato su Environmental Science Technology, intitolato Selenium Metabolism in Hemp Cannabis Sativa L, Potential for Phytoremediation and Biofortification. Quindi si parla di fitorimedi e di biofortificazione. Di cosa si parla quindi in questo articolo? Si parla di vi dicevo, un aspetto molto particolare, ovvero la carenza di selenio. Questo tipo di carenza può provocare gravi problemi al nostro organismo, infatti è stato associato a sindrome metaboliche, quindi problemi di obesità, è molto elevato, è associato a notevoli fenomeni infiammatori, anche a problemi di tiroide, soprattutto ipotiroidismo, a diabete, anche a problemi relativi all'età avanzata e anche ad alcune forme di demenza. Diciamo che questo tipo di carenza non è molto diffusa nelle società occidentali, è più diffusa, diciamo, nei paesi in via di sviluppo e dove vi è molta povertà. Infatti, si calcola che circa 1 miliardo di persone nel mondo soffrono di questa carenza. In questo articolo, i ricercatori hanno proposto la pianta di cannabis come rimedio a questa carenza, cioè come un integratore di selenio. Sembra strano che la cannabis possa essere un integratore di selenio, però vediamo come hanno proceduto, come hanno lavorato questi ricercatori. Innanzitutto, le piante sono state di cannabis, varie varietà, diverse varietà, sono state coltivate proprio in terreni ricchi di selenio. Sono stati utilizzati dei terreni in Colorado, infatti la ricerca è stata fatta negli Stati Uniti. Cosa si è visto? Che le piante riuscivano ad assorbire il selenio dal terreno, perciò quindi i fitorimedi. Andando a vedere dove si localizzava prevalentemente il selenio, si è visto che si localizza prevalentemente nei semi, nonché nelle foglie e nelle piante. E quindi i ricercatori hanno proposto questo, di utilizzare delle piante cresciute in terreni ricchi di selenio, perché si è visto appunto, loro hanno trovato che la pianta riesce ad assorbire molto bene il selenio dal terreno. In questo modo la pianta può essere utilizzata come integratore in persone che hanno carenze di selenio. Diciamo un articolo molto interessante, un'applicazione nuova con prospettive allettanti nell'utilizzo della pianta di cannabis sativa. Passiamo infine all'ultimo articolo che voglio proporvi per questo mese, che è un articolo molto molto interessante pubblicato sulla prestigiosa rivista Neuron. L'articolo si intitola Endocannabinoid Signaling Collapse Mediated Stress-Induced Amygdalocortical Strengthening, ovvero un collasso della segnalazione endocannabinoide media il rafforzamento dell'asse amigdalo-corticale indotto dallo stress. Questo è davvero un articolo molto interessante, in quanto si parla del sistema endocannabinoide in relazione agli stati d'ansia.
diciamo, già si sapeva che la segnalazione endocannabinoide è in qualche modo modificata dagli stati d'ansia, da qui appunto il razionale nell'utilizzo della cannabis in questo tipo di patologia. Però in questo caso sono stati svelati proprio i meccanismi d'azione. Infatti, cosa si è visto in questo studio? Che lo stress causa un'iperattivazione dell'amigdala, la quale segnala in questo modo, in maniera, si accoppia, si dice, con la corteccia prefrontale, e questa segnalazione è proprio mediata da un endocannabinoide che è il 2-arachidonoilglicerolo, il 2-AG. Si è visto, appunto, sempre questi esperimenti fatti in animali da laboratorio, che è un collasso della segnalazione endocannabinoide, cioè se noi blocchiamo la segnalazione del 2-arachidonoilglicerolo, si induce lo stress in animali da laboratorio. Perché, appunto? Perché vi è questa via che normalmente inibisce l'attivazione dell'amigdala e quindi la segnalazione verso la corteccia, che però se viene eliminata questa via di segnalazione, iperattivazione, si ha quindi iperattivazione dell'amigdala, maggiore segnalazione verso la corteccia e induzione di uno stato di stress che si è visto che se viene prolungato nel tempo è associato allo sviluppo di stati d'ansia. Bene, non vi dico di più di questo articolo che ci sarebbe molto da dire, perché diciamo tra i vari che vi ho presentato oggi è quello che abbiamo scelto per una pubblicazione, quindi troverete un articolo riguardo, un articolo approfondito riguardo questa pubblicazione, vi ripeto, che è stata fatta nel mese di marzo sulla rivista Neuron sul sito cannabiscienza.it. Bene, con questo ho finito il riepilogo delle notizie più interessanti nell'ambito della cannabis medica apparse in letteratura nel mese di marzo. Vi saluto a tutti, amici di Cannabiscienza, e vi do appuntamento alla prossima newsletter del mese. Ciao a tutti.